E cari amici, assetto un po' campagnolo, vedete, siamo in campagna, naturalmente. Allora, Varese è un luogo di campagna, e questa è la città di Varese. La città di Varese, in realtà, questo luogo, la provincia di Varese, tra il Lago Maggiore e il Lago di Varese, prima del Lago di Como, abbiamo di qua la Val Ganna, di là la Val Ceresio, di qua la Valle Olona e casa mia. Praticamente, invece di stare sotto casa mia, siamo sopra casa mia. Poi dall'altra parte in Dunolona, perché prima faceva parte di Varese, poi si distaccò di nuovo. Praticamente cosa accadde tantissimi anni fa, nel secolo scorso? Serviva un luogo, qua c'erano solo piccoli paesi in definitiva, serviva un luogo per farlo diventare capoluogo di provincia, per dare un capoluogo alla zona. E quindi una decina, direi così, di paesi, se non addirittura di più, si furono messi tutti assieme a creare Varese, che in realtà era solo il centro storico, Varese città. E poi fu inglobata con tanti paesini tutto attorno. Ecco perché abbiamo tanta natura. E questo la parte storica. Quindi una città che in realtà è campagna, fatta di campagna. E questo è il massimo che ho trovato, perché hanno fatto uno sbancamento, praticamente i fili dell'alta tensione, i pali dell'alta tensione, per andare giù alle fabbriche che fanno il cioccolato e fanno la birra. A Indunolona, però, sul confine con Varese. Io abito a Varese, sul confine con Indunolona, quindi proprio sopra casa mia. Allora rispettiamo assolutamente, per fare un po' di ginnastica che ci vuole, io vado in giro un po' alla campagnola, permettetemi, così come viene, e mi faccio il giro sopra casa, perché sennò veramente l'altra volta avevo detto, no, ero arrivato a 130 kg, adesso mi sto mantenendo bene, ci vuole un po' di attività fisica, sopra casa. Detto questo, quindi siamo in campagna, pur essendo in città. Però il fatto di abitare a Varese mi ha valso la forza, la costanza per poi proseguire il mio percorso di divulgazione. Perché poi Varese, essendo una città, ma essendo lì, tutti lì, piccolina piccolina, la città di provincia, chiaramente c'è tutto, però si vuole uscire, no? Quindi si esce, non adesso, si esce a... Vedete Roma, tutti i posti che siamo andati, perché proprio la cittadina stessa uno prende a uscire, perché com'è Varese, che è un po' dislocata così, viene anche la voglia di conoscere il mondo intero. Magari se non abitavo a Varese non giravo così tanto, se fossi stato ad abitare a Milano magari non giravo così tanto. Addirittura San Pietroburgo, andai dappertutto, Roma, i giri con Mauri, certamente. Poi lanceremo i canali. Ma adesso, in questo momento, questo è un video dedicato alle piccole cose che fanno parte delle grandi cose della vita. Ho fatto più spezzoni perché è in formato MOV, poi lo metto in MP4 e bisogna girarlo un po' così. Saprei dirlo anche tutto in un momento solo. Bellissimo panorama, bellissima giornata, e bellissimo anche, se permettete, il discorso che faremo. Vorrei colpirvi per le cose buone, per le faccende più belle della vita. Allora, partiamo. L'argomento ci vuole, l'amore, ma non l'amore come potete subito uno può immaginarlo, un amore in senso generale. E questo parlare d'amore in senso generale, quando a volte abbiamo fatto incontri nel incontri di ufologia, così, allora, con chiunque, nel senso, ma mi devo spiegare bene, sennò magari il concetto va un po' a marengo. Allora,
quando si parla di UFO, dischi volanti, extraterrestri, è il concetto di vita. Quindi io parlo di amore per quello che sono qualcosa che solitamente non conosciamo, io invece ho avuto questi contatti, però un amore proprio di vitale importanza, ma in che senso? Un amore fraterno. Quando a volte ho parlato con altri di questo amore fraterno con le creature extraterrestri, intraterrene, con Dio, perché? Certo. Ma io devo dire le cose come stanno. Ecco perché io ho sempre parlato di alieni, quindi extraterrestri, intraterrestri, quindi creature che vengono dallo spazio, pianeta Nibiru, tutto quanto, e creature che vengono anche da sottoterra, perché nei pianeti c'è luce data dal magma all'interno dei pianeti, c'è luce, c'è acqua, c'è vita, e ci sono delle cavità in cui abitano delle creature. Però dovete sapere, quando una creatura si sviluppa talmente tanto, come queste creature che vivono da prima di noi, vivono da prima dell'umanità, queste creature sono arrivate a un livello tale di conoscenza dell'universo che chiaramente la cattiveria non ha ragion d'essere. E anche il sistema è un sistema veramente perfetto. In che senso? Uno ha bisogno di qualcosa, bene. Uno deve... La vita cosa significa? Avere un luogo dove poter abitare, mangiare quanto basta, vivere doveri ma anche diritti, ma non diritti per forza su una carta. Diritti vitali non devono essere per forza dire questo sì, questo no. I diritti vitali sono quelli che già si percepiscono prima. Quindi noi non abbiamo bisogno di avere una cosa perché c'è scritta su una carta, ma l'abbiamo perché sappiamo che è giusto averla. È giusto fare una cosa, muoverci in una certa maniera. Naturalmente, perché a volte non ho fatto parte di questi gruppi di ufologia che studiano l'ufologia? Perché prima sono aperti, poi si chiudono. Nel senso, prima dicono studiamo gli alieni e dopo dicono ma non si sa, ma però qua, sai, può essere così, può essere così, e allora si chiudono. Ecco perché Gennaro Gelmini, io ho preferito fare quello che ho potuto, perché poco no, ho fatto veramente tanto, però naturalmente si fa a volte ciò che si può, perché fare parte di un gruppo vuol dire prima un'apertura, poi una chiusura, ma proprio a livello di conoscenza. Io se dico amo le creature, amo le creature, ma a livello fraterno, a livello proprio spirituale. Poi fisicamente, naturalmente, non so se avete mai sentito, sotto il manto, vi mettono sotto, proteggici sotto il mantello. Ci sono anche poi creature alate e stiamo sotto le loro ali. Ma che bello! Quando c'è sviluppo, quando c'è conoscenza, c'è anche amore. Per esempio, volevo dirlo fin dall'inizio, quello è un albero di ciliegio selvatico, lo chiamano, vedete, io sono vestito un po' la campagnola, non sono stato qua troppo a guardare, è importante tutto a posto, no? Nel senso, beh, oggi neanche si potrebbe uscire di casa, no? Allora, tutto bello, quel ciliegio selvatico viene anche chiamato così, sommariamente, il bastardo, ma nel senso buono. Il bastardo in che senso? Che il ciliegio selvatico non sempre fa le ciliegie, non sempre fa i frutti.
e anche il ciliegio, quello domestico, quello che viene coltivato, per fare frutti bisogna starci dietro, perché poi si può rinselvatichire e il ciliegio quindi non andrebbe, almeno non andrebbe mai potato, perché sennò, come dicono in campagna, si imbastardisce, vedete? E questo ciliegio, che poteva benissimo non fare allora anche i fiori, invece fa i fiori, io vedo a volte in campagna, vedo anche delle buone ciliegie, però più adatte, naturalmente ciliegie piccoline, più adatte agli animali del bosco, magari la notte vanno di più. Insomma, e quindi quando si parla di amore, che appunto queste creature talmente sviluppate che hanno imparato cos'è l'amore, allora io ci tengo per la verità, c'è niente da fare. Oggi è l'8 di aprile 2021, da Gennaro Gelmini, Val Boscaccia, perché sopra casa mia c'è questa valle, la chiamano Boscaccia, perché in realtà qui non è che è un po' un bosco così, un misto, no? di varie piantine, con un bellissimo panorama sopra Varese, in Dunolona, che è proprio sopra casa mia assolutamente. E si continua, cari amici. Tornando a noi, i quattro elementi. I quattro elementi: fuoco, acqua, aria, terra. Seriamente parlando. Allora, per capire qual è, che cos'è che muove l'universo, i quattro elementi. Perché i quattro elementi, poi va tutto su. Quindi ci sono le creature dell'universo, come siamo anche noi, le creature dell'universo, e ci sono sopra, quindi tutto è governato dai quattro elementi, da Dio. In che senso? Vi faccio degli esempi. Per esempio, abbiamo preso, perché bisogna capirle bene queste cose, abbiamo preso una lavastoviglie. Allora, la lavastoviglie, però, tempo fa, e io sapevo di non doverla prendere perché consuma un sacco di elettricità, però la voleva mia madre, la lavastoviglie, va bene. Compriamo la lavastoviglie e meno male non c'era un pezzo. Le lavastoviglie date a scontate, però mancava un pezzo, che era il pezzo che della griglietta su, che faceva funzionare tutta la parte elettronica della lavastoviglie. Quindi la lavastoviglie non poteva funzionare. Come ce l'hanno portata, non andava, infatti, e se la sono dovuta riprendere. E hanno detto, ma com'è possibile che abbiamo messo in commercio delle lavastoviglie che mancava un pezzo? E il tecnico, quello che è venuto dopo, si è arrabbiato con gli altri. Ha detto, ma com'è possibile? Portate le lavastoviglie che non possono funzionare perché manca un pezzo. Gli altri tecnici hanno detto, ma noi non sapevamo che erano costruite per metà. È vero, è successo anche questo. Questo per capire cos'è il bene e cos'è il male. Allora, se io do delle possibilità a delle creature di svilupparsi, come anche noi, come tutti nell'universo, tutte le creature, ogni creatura, naturalmente la regola è quella di rispettare l'altro. Si dice il prossimo tuo, ma comunque, insomma, ci siamo capiti. Cioè, l'altro, l'altra creatura vivente, che siamo tutti vivi. Però le regole non devono essere tanto date perché bisogna rispettarle, vanno rispettate per un'esigenza vitale.
per un'esigenza di vita, perché come vivo io, devono vivere anche gli altri, anche le piante, anche le altre persone, anche le altre creature. Naturalmente poi non c'è questo rispetto. In che senso non c'è questo rispetto? Che talvolta, come la lavastoviglie che non funziona, c'è chi vive per cose veramente brutte. C'è chi fa del male, come gli omicidi. Allora, per esempio, l'elemento fuoco, c'è per esempio il fuoco divino, che è quello che dà l'energia, e c'è l'elemento fuoco, quello distruttivo. Questo è ciò che sappiamo noi, no? Che concepiamo noi. Allora, in realtà c'è l'energia. L'energia è quella che fa vivere anche tutto assieme agli altri elementi, per esempio all'acqua, tutto quanto. Allora, naturalmente, perché c'è il fuoco buono e il fuoco non buono? Allora dobbiamo vedere il fuoco divino, legato anche al paradiso, il fuoco poi dell'inferno, della pena eterna, come si dice. Ma com'è possibile? In realtà è lo stesso fuoco. Allora, vedete, l'atteggiamento, adesso mi spiego bene, l'atteggiamento, non l'atteggiamento a concepire, no, è proprio come la persona entra nell'elemento. Se noi, per esempio, abbiamo un'energia che ci immedesima al fuoco sacro, ecco che vicino al fuoco sacro noi riceveremo quell'energia e amplieremo quell'energia. Naturalmente bisogna saper gestire il fuoco, no? La gestione del fuoco. I popoli antichi che non sapevano accendere il falò, accendere il fuoco, dovevano sempre tenere un fuoco acceso. E guai se si spegneva. Per dare l'esempio, quindi un fuoco buono, e noi riusciamo ad avere, a metterci assieme a quel fuoco buono. Poi com'è possibile che c'è il fuoco cattivo, il fuoco dell'inferno? Com'è possibile? Ma è molto semplice. Allora, chiaramente un killer non può andare in paradiso, un assassino non può andare in paradiso, ma com'è possibile? Tutti devono andare in paradiso, ma se è un killer, se è un assassino, pure in paradiso farebbe il killer, farebbe l'assassino. Però il fuoco, uno dice, ma com'è possibile? Allora bruciano. No, allora vi spiego, è il fuoco divino. Però se uno ha una praticamente energia negativa, è chiaro che quando incontra il fuoco divino viene distrutto dal fuoco divino. Io invece, per esempio, un periodo che era un po' giù di morale, meno male, perché queste creature Anunnaki, loro si stanno preparando per tornare sulla Terra, però chiaramente ci vuole tempo, allora loro mi hanno dato in mano praticamente una regina degli intraterreni. La regina degli intraterreni poi, per esempio, appunto, mi ha dato di nuovo, mi ha fatto tornare la forza ad attendere, nell'attesa. In che maniera? Mi ha messo in degli alveari, praticamente ci stava come dei tanti lettini, tante stanze, ad alveare, da cui proveniva la luce e il calore, luce rossa, calore, dal centro della terra. Però era il fuoco sacro, era buono. E mi ha dato un'energia enorme. Quindi vedete quella cosa. Però dovete entrare in quell'ottica. Il bene e il male non è un luogo. Il bene e il male è un'azione. Sono le azioni che ognuno compie. E poi anche, naturalmente, tutto dipende da ciò che ci sta intorno. Perché se già viviamo in una situazione brutta, è più difficile fare il bene. Se
viviamo in una situazione bella è più facile fare il bene, ma non è detto che lo facciamo. Come anche in una situazione brutta, magari non è detto che facciamo per forza il male. Allora, lì mi sono rigenerato proprio in queste specie di alveari in cui proveniva questa luce e calore. Bellissimo, il fuoco sacro. Regina di Sambala, quella che abita all'interno del pianeta Terra. Ci sono delle cavità, luce, calore, c'è vita. E poi naturalmente la cosa più bella, tra tutte queste cose, quando poi ho avuto, praticamente giorni fa, questo è stato un sogno, però i sogni poi prevedono poi un contatto, proprio salire delle scale in cui invece la gente scivolava, io mi tenevo a delle colonne e riuscivo a salire fino a su. Finché ho detto a Dio, che era luce e ombra insieme, Dio era luce e ombra, luce e non luce, era il tutto. E ho detto, farò ciò che vuoi. E lui mi ha preso a sé. Ha preso me a sé. Questo significa, questo era un sogno, e poi nella realtà si traduce in che cosa? Abbiamo la possibilità di fare tanto bene. E anche se magari siamo in periodi terribili come questo, quando mai? E allora no, e sì, purtroppo. Però possiamo agire in bene. E questo video continuerà. A volte parlo meglio con la bocca secca che invece bere acqua. Poi non è detto che dissetarsi tanto serva a qualcosa. Magari dobbiamo dissetare più l'anima che non il corpo. Che ne dite, cari amici? Quindi le creature, l'universo si saprà finalmente è abitato non solo da noi esseri umani, noi terrestri, ci sono anche delle creature nello spazio, come anche all'interno di questo pianeta Nibiru, che proprio all'interno del pianeta ci sono fonti di magma, luce, calore, acqua, e loro vivono in delle cavità. Poi ruotando il pianeta si creano proprio le cavità centrali, e dentro ci sono delle cavità veramente grandi. Allora, quindi, come vita sul pianeta Nibiru, all'interno del pianeta Nibiru, su tantissimi altri pianeti e anche all'interno del pianeta Terra, e quindi anche all'interno del pianeta Terra, luce, magma, fonte di luce, calore, acqua, e si creano proprio, ci sono addirittura 10 regni con le regine, però naturalmente la regina che poi riesce a gestire il tutto è la regina di Sambala. E benissimo, quindi c'è vita, bello, c'è vita, c'è amore, perché? Perché le creature, appunto, abbiamo detto, hanno già tutto. Quando c'è la conoscenza si ha già tutto. E poi naturalmente come la gestiscono la vita? La gestiscono a livello di famiglia, nel senso, non è un sistema economico, è un sistema familiare. Cioè, sappiamo che abbiamo bisogno di mangiare, di vestirci, di un tetto, diciamo, un luogo in cui stare. Benissimo, è il nostro diritto. Sappiamo, abbiamo il dovere di dover fare certe buone cose, bene, le facciamo. Ecco com'è il sistema familiare. Sistema della famiglia, cioè, capite? È quello che porta il vero sviluppo. Perché finché c'è il sistema economico, purtroppo, chiaramente ci saranno i ricchi e i poveri, e il sistema di sviluppo, lo sviluppo verrà sempre bloccato, perché purtroppo ci sono delle situazioni tremende. Cioè, gente che per esempio produce riso,
e lo vende e poi non ha da mangiare. Allora producono prodotti alimentari oppure producono vestiti e poi non hanno vestiti da mettersi. Producono alimenti, li vendono e poi non hanno da mettersi. Cioè, è un sistema così il nostro, invece il sistema buono è il sistema famiglia. E questo è l'andamento. Io mi sono trovato molto bene con queste creature perché ho conosciuto il vero amore nel senso un amore anche spirituale, un amore fraterno che veramente dà il senso alla vita. Poi naturalmente viene anche l'amore fisico è qualcosa per esempio mettere su una buona famiglia, avere dei figli e mettere su una famiglia. Ricordate sempre, ogni cosa deve essere in equilibrio. Dovete trovare, ognuno deve trovare l'equilibrio. La regola, se riuscissimo a darci delle regole da noi, senza farcele imporre, sarebbero delle regole veramente che ci gustano, ci danno gusto alla vita, perché sono le regole della vita. Ebbene, cari amici, sfruttando la luce, abbiamo una bella luce del sole perché qui è proprio un posto sopra la montagna e quindi possiamo avere il sole per più tempo. Solo che naturalmente va dietro agli alberi e quindi noi ci siamo spostati un po' adesso perché il sole è andato dietro agli alberi su quella zona di là. Per l'esattezza, casa mia è su quel lato di là, su quel punto di là, e da lì tranquillamente si arriva subito qua. Non pensiate, con la videocamera così sembra sempre che sia chissà dove, è qua sotto. E quindi abito in quella zona, così almeno prendendo il sole riusciamo anche a vedere proprio dove c'è le palazzine, dove c'è casa mia. Qui a Varese, adesso Valle Boscaccia, ha questo bellissimo 8 aprile 2021 e quindi l'incontro con le creature, meno male, chiamiamola destino, chiamiamola fato, qualcosa che deve essere. Non è possibile, ovvio, che staremo sempre lontano tra noi. È ovvio che c'è questo ricongiungimento con queste creature. Vedete, adesso vola qualcosina dei propri petali, dei fiori dell'albero. E quindi c'è questo ricongiungimento. E nulla, nessuno potrà evitarlo. Allora, quando dicono, ma dobbiamo vedere, allora per esempio hanno detto a giugno 2021 liberano qualche informazione in più sugli extraterrestri, sul file di dischi volanti e tutto quanto. Ma perché aspettare a giugno 2021? Allora, la realtà qual è? Viviamo il tempo, finalmente potremo stare tutti assieme. Allora la verità adesso, in questo momento. L'universo è d'amore. E quando dico così, tutti scappano via. Perché non si può dire l'universo è d'amore. Me ne sono accorto, no? Bisogna dire no. C'è la gente che dice no, stiamo bene tra noi, non vogliamo nessuno. Ma allora, siccome c'è questo bellissimo sviluppo che potremo vivere, che sarà finalmente una vita, allora cosa
ci serve a noi per vivere, semplicemente. Per fortuna abbiamo questo momento che ci vedrà tutti di nuovo uniti. Il motivo è che noi vogliamo vivere serenamente, degnamente, benignamente, come devo dire, il presente e il futuro. In che senso? Io posso voler dire, voglio poter dire, oggi vivo, vivo bene. Questi sono i miei doveri, questi sono i miei diritti e vivo bene. Domani però voglio già sapere, è giusto che io sappia, che domani mattina io posso ancora vivere serenamente alla stessa maniera. Diritti e doveri, ma semplicemente miei nei confronti del mio fratello. Il mio fratello non di carne, dei miei fratelli spirituali, tutti quanti. Allora diritti e doveri, diritti e doveri. Così è vivere. Se invece io già temo adesso, poi temo per domani, ma è vivere questo? Ho fatto l'esempio, cari amici, è vivere questo. Allora ecco, la vita deve essere questa, un sole che non cala mai magari, è vero? E oltre a un sole che non cala mai, però pensate su queste parole, quindi vivere oggi, vivere domani, cioè la certezza, almeno mettere dei presupposti affinché si riesca a vivere oggi, si riesca a vivere domani. E invece la vita odierna al mondo, al giorno d'oggi, è che oggi non so che, domani non so quando, che fa, com'è. E questa insicurezza ci fa vivere male. Un esempio, l'andato in televisione, un poverino si è trovato, ma un esempio dei tanti, un poverino si è trovato senza lavoro, poi naturalmente ha perso la casa, è rimasto col cagnolino e dormiva in automobile. Io me la rido perché è pazzesco, ma sono storie allucinanti, eppure succedono. Sono arrivati, gli hanno tolto l'automobile perché non aveva pagato l'assicurazione, aveva l'automobile nel parcheggio. Allora dico io, ma come? Gli togliete il lavoro, gli togliete la casa, gli togliete l'auto che ci dormiva dentro. Capite cosa significa? Non è possibile, non è possibile. E continuiamo perché è una giornata comunque stupenda, è bellissimo, io continuerò, poi monterò i vari spezzoni, vedremo come riusciremo a combinare questo video, cercheremo di mettercela tutta e cercheremo di non farlo troppo lungo, ma è dovuto cari amici, perché bisogna spiegare l'amore però in un senso diverso. L'amore non quello per forza con chi vai e con chi non vai, un amore spirituale, un amore di vitale importanza. E comunque siamo qua in un bellissimo posto, vi faccio vedere. Qua naturalmente con una delle mie borse, e quando mai me le porto sempre dietro, ovvio. Questo è il panorama. Volete sapere le case verso dove abito io? Queste sono le case dove abito io, quartiere Isola Bella, ma qua sotto c'è la Valle Olona e sotto praticamente io salgo qua, mi trovo qui, ma io vi dico, sembra chissà dove, ma è dietro casa. E questo è un sentierino. Poi abbiamo un altro sentiero antico di qua. Di qua si va verso Bregazzana, poi il sentiero nostro, di qui il sole che c'è a tutte le ore in questa zona. Facciamo pure un po' di panoramica.
Ovviamente gli influssi di Nibiru si avranno anche questo mese di aprile 2021, è ovvio, perché c'è un influsso gravitazionale che governa tutti i corpi celesti nell'universo e quindi non è escluso anche dal pianeta Nibiru, finché poi si arriverà a questa fase dell'incontro con queste creature extraterrestri Anunnaki del pianeta Nibiru e anche intraterrene dalle cavità della Terra. Gennaro Gelmini, 8 aprile 2021. Ed è proprio una giornata fantastica. C'è un uccellino, se... chissà. E come gira il sole, così giriamo noi. Ecco, tra gli alberi, tornato di qua, il sereno. E quindi assolutamente non dare adito alle apparenze, alle parvenze. Io a volte ho preferito gestirmi così, come Gennaro Gelmini, perché nella maniera semplice si riesce ad arrivare oltre alle apparenze. Le apparenze sono naturalmente... le apparenze sono quello che vediamo e diciamo tant'è. Poi, nella vita pratica, questo momento è storico, momento di contatto storico. Voglio dirvi, questo è tuo fratello, avete capito, metaforicamente. E invece... gli studiosi vanno a fondo, dicono però così, qua, ma lì, ma là. Ma... vedete, io non mi sono fatto questi pensieri. L'amore vicendevole. Naturalmente questi influssi del pianeta Nibiru comportano aumento di terremoti, situazioni un po' particolari sul pianeta Terra, eruzioni vulcaniche, è proprio il periodo di Nibiru, anche situazioni estreme varie, cadute meteoriche, eclissi, stiamo avendo anche queste lune, veramente superlune, però domanda allora, è possibile che ci siano tante superlune, così tante proprio adesso, vedete? Il cambiamento. Ok, andiamo a cercare la tana di volpe, andiamo un po' a vedere le cose, perché questo è un bosco particolare, perché a qualsiasi ora del giorno o della notte c'è il sole che però ballerino gira e noi gli andiamo dietro. Mettete un bel like, iscrivetevi se potete, se volete, scusate la lunghezza del video, l'amore lo chiama. Così è la vita, magari mi troverete giù a Roma che farò il mio lavoro della mia vita. Però nulla toglie che comunque col territorio si mantenga sempre contatto e naturalmente mai si sparisce. Nella vita bisogna stare attenti e perseverare nelle cose buone, mi raccomando. Non saprei come mai finirlo questo... perché un giorno intero non saprei darvi gli esempi, vorrei essere proprio vostro fratello a consigliarvi per le cose migliori e a volte non so le parole giuste, però se volete comprendere, comprendete. No, amen. Comunque, panorama stupendo, io vedo anche lì, addirittura abbiamo il Monte Monarco dall'altra parte. Ci sono delle cose troppo belle da vedere. Guardate, il Monte Monarco, sopra Indunolona, il Monte Monarco. C'è anche una casottina su, una baita, un bivacco sopra Monte Monarco. Poi... tutta la valle
bellissima, naturalmente l'albero che ci ha tenuto compagnia, la valle Olona, e non finirei mai di apprezzare questo posto così bello, fantastico. Il sole è incredibile, non smette mai, c'è sempre qua, sempre, comunque è un bellissimo posto. Il sole praticamente parte da qua la mattina e arriva lì la sera. Il percorso prosegue. Che bello, non va mai giù il sole qua, perché siamo sopra la montagna. E qui abbiamo anche un monumento di una persona che aveva legami con l'India. E così si è fatta fare un monumento con l'elefante, a forma di elefante. Qui a Varese Bregazzana. Ecco, cari amici, bello, eh? Vediamo un po' se riusciamo a ingrandire. Bene, cari amici, rimanete con noi. Prendo la borsa e si va. Cerchiamo di riderci su, perché allora il punto qual è, cari amici? Semplicemente queste tane hanno varie uscite, quindi chiaramente se noi ci metteremo qua l'animale non uscirà mai di qua. Deve essere una tana di volpe, almeno l'abbiamo identificata come una tana di volpe, perché da queste parti io vedo le volpi e dovrebbe essere una tana di volpe. Vediamo un po' scherzosamente, se esci ti faccio un regalo, dai, 5 euro esci, dai, 5 euro esci, dai, 5 euro, no, niente, non esce, 5 euro sono troppo poco, allora la volpe non esce, allora aumentiamo se riusciamo, 15, dai, 15 esci, dai. Allora, 20 euro, 20 euro, volpe, esci. Esci, volpe, 20 euro. Niente. 25, troppo poco, non esce la volpe, 25. Siamo a 35 euro. 35 euro. Dai, altre 20, però prendo 5, se no è troppo. 50 euro, dai. 50 euro la volpe non esce. Ma cari amici,
Era per scherzare, vabbè, questi sono soldi veri, ma mi servono per campare fino alla prova contraria. Però vedete, la vita è un'altra cosa. Noi avremo la possibilità di vivere con i nostri diritti, i nostri doveri, non per forza carta canta, ma per esigenza di vita. Sappiamo tutti che dobbiamo vivere sotto un tetto, dobbiamo combinare qualcosa nella vita, no? Allora comunque abbiamo trovato la nostra tana di volpe. E così in mezzo al bosco, la volpe, beh, questi sono rami che cadono, ma la volpe, beh, anzi, dovevo tenerli, è vero, perché la tana di volpe non si deve far vedere, deve essere un po' nascosta. È vero, io vado sempre a dover fare, è vero, tutto perfetto, e invece la stessa volpe vuole le cose imperfette. È vero, deve essere un po' nascosta. Quando mai sgombravo davanti la tana della volpe, no? Insomma, va bene, dai, va bene così. Allora, vediamo da più vicino. Provo a entrare proprio nel buco. Vedete qualcosa, cari amici?